Amici del mio viaggio a New York, oggi volevo fare un video diverso in cui parliamo a tutti coloro, voglio parlare con tutti coloro che vogliono imparare l'inglese e dargli dei suggerimenti pratici su come fare ad imparare l'inglese stando in Italia, nell'attesa che magari veniate a New York e possiate parlare proprio per strada questa lingua meravigliosa. Sono qui con Brittany, ciao Brittany. Ciao Piero, come stai? Bene, grazie, grazie. Brittany è una professoressa, una tutor d'inglese che si occupa proprio di questo, cioè insegna l'inglese a chiunque lo voglia imparare. E a lei voglio chiedere dei consigli pratici su come fare ad imparare l'inglese. La prima cosa che ti volevo chiedere, Brittany, secondo te quanto è importante davvero imparare l'inglese? Questa è una buona domanda, Piero. Secondo me è importante adesso. Tante persone vanno fuori d'Italia per lavorare e quindi l'inglese è davvero importante. Ovviamente se uno va in un posto è costretto a parlare e può impararlo, però se uno sta in Italia, secondo te, al di là di avere un tutor come te per imparare l'inglese, cosa può fare nella sua quotidianità per imparare l'inglese? Ok, sì, ma a parte del fare lezioni con un tutor come me su Yes Inglese, si può fare anche guardare i film, leggere i libri, andare ad un meetup. Conosci Sì, che ci cos'è? sono i meetup, sì. Sì. Incontrare altre persone. Sì, meetup, c'è un tipo di meetup di qualsiasi cosa, di genere, per parlare, per trovare un'attività come le persone che piacciono fare lo sport, fotografia oppure fetish che interessa le persone. Quindi tu dici che comunque, insomma, anche stando in Italia si possono fare tante attività per imparare l'inglese, però ecco, secondo te, no? Nel momento in cui tu vedi un film o leggi un libro, queste cose fino a che punto possono, diciamo, spingere in alto la tua conoscenza dell'inglese? Sono davvero effettive o no? O bisogna necessariamente accompagnarle con altre cose? È assolutamente necessario parlare, quindi se leggi un libro devi parlare ad alta voce, quindi non leggi, come si dice, in silenzio, però ad alta voce perché questo migliora la pronuncia, ciò è importante in inglese specialmente, e anche perché sto parlando in italiano, non sono madrelingua, ma a volte mi capita che so la parola, ma la pronuncia non viene perché sono fuori di pratica. E quindi se leggi ad alta voce, se guardare un film o un video, io consiglio cominciare con serie TV perché sono più corte, non devi sforzare come guardare un film. E poi trovare, ci sono tanti turisti in Italia e quindi li trovi qualcuno per parlare. Tipo andare anche in un pub a Roma, Sì, frequentato da certo. americani, e parlare insomma lì al bancone può essere una cosa abbastanza intelligente. Secondo te i social media come hanno favorito l'apprendimento dell'inglese? Perché adesso siamo, diciamo, in contatto davvero con tutto il mondo. Quando io ero ragazzo era molto difficile avere una persona americana con cui parlare. Penso che grazie ai social media adesso questa cosa sia molto più facile. Nella tua esperienza, parlando con gli studenti, cosa ti dicono? Sì, ok, sì, social media è una buona cosa, ma io penso che se non trovi qualcuno per parlare con chi Con chi parlare? parlare in inglese in Italia, sì, vai su social perché ci sono commenti, puoi scrivere, c'è interazione lì, ma anche con videogiochi, ok? È molto interattiva, tipo devi parlare in inglese con altre persone, non so, GTA, per esempio. È un Parli gioco con altre dove, persone giocando. sì, puoi imparare tante cose con videogiochi oppure con social. Senti, Brittany, un'altra domanda che mi incuriosisce. Tu che hai avuto esperienza con gli studenti italiani, qual è la parte più difficile dell'apprendimento? Dipende dalle persone, perché gli italiani studiano inglese a scuola, vero? Sì. Però
è solo la grammatica. Quindi, nella mia esperienza, è più importante parlare e anche la pronuncia, perché sinceramente la pronuncia inglese non ha senso. Non c'è regole come in italiano, non è fonetico. Però dipende dalle persone, perché ci sono studenti in cui la pronuncia è molto importante. Voglio essere una madrelingua? No. No, questo non è, secondo me non è pratica. Anche se studia una lingua tanti anni, e penso che questa è una buona idea, ma per raggiungere questo obiettivo è molto molto difficile. Quindi per la pronuncia, l'H. L'H? L'H è molto importante, perché studenti dice eat invece di heat, o hair invece di air. Queste sono importanti, però per il resto non è molto importante se si dice electricity invece di electricity. Però ho notato anche una cosa, che per esempio a New York, dato che è una città in cui ci sono stranieri di tutto il mondo, poi è molto difficile nella strada ascoltare un inglese perfetto. Cioè un inglese veramente frutto di generazione di immigrazione, cioè l'inglese di New York è molto da strada, no? E anche per certi aspetti un po' sgrammaticato quando lo parli, però a modo loro i newyorkesi si capiscono. Sì, ognuno ha questo accento diverso. Mi piace questa maniera viva, no, di vivere l'inglese, non troppo rigida. Senti, un'altra, ultime domande. La prima cosa, ma secondo te, no, poi alla fin dei conti, la miglior maniera per imparare l'inglese non è fidanzarsi magari e litigare? Così lo pratichi meglio. Quando imparavo l'italiano, mi sono iscritta ad un'app di incontri, tipo Tinder, Grindr, Bumble, ok? Così incontrare le persone, ma anche una buona pratica per la lingua. Veramente, veramente, anche senza sesso, non devi fare sesso. Però per praticare le lingue, sì, queste app sono ottime, oppure litigare è più difficile. Però a litigare ti sforzi, perché vuoi avere ragione, quindi secondo me... Dice, è una grande palestra litigare. Sì, ma sì, però devi imparare le parole giuste per litigare, ok? Le parole dell'amore, you know, sono più facili di imparare. Anche le parolacce sono facili. Però, eh. Un'ultima domanda, Brittany, volevo chiederti, ma secondo te è vera questa cosa che è la sensazione che se tu ubriachi parli meglio una lingua? Sicuramente ti rilassa quando bevi, è vero. Ho pensato di bere qualcosa prima di questo video, però no, non ho bevuto niente. L'alcol ti rilassa sicuramente, e sì, perché no, bevi una, due, tre birre, perché no? Bellissimo, ho un whisky direttamente. Sì, whisky. Grazie Brittany per il tuo tempo, e ve lo ricordare agli amici che possono fare il test d'inglese per vedere qual è il loro livello d'inglese. Metterò il link anche nei commenti. E Brittany, ti aspetto a New York. Sì, grazie, ciao Piero. Ciao. Ciao.